Dopo la lunga e non semplice trattativa che ha portato Rino Gattuso a Firenze, è tempo di iniziare a pensare a come la Fiorentina verrà rinforzata, ma soprattutto con quale idea tattica. C'è chi parla di rivoluzione totale, ma all'interno della società non tutti sono convinti. A partire proprio dal DG Giovarone, che non vorrebbe, diciamo, stravolgere più di tanto l'attuale rosa della Fiorentina. Nel mezzo, come sempre, c'è il neo tecnico Viola Gennaro Gattuso, che invece crede fermamente che l'ossatura della Fiorentina ci sia, ma vada completamente ristarata. Infatti si parla di costruire la Fiorentina ad immagine e somiglianza del suo allenatore. Una Fiorentina cattiva, con la bava alla bocca, il sangue agli occhi, insomma, mostro, mamma mia, che schifo. Il modulo che verrà utilizzato dovrebbe essere il 4-2-3-1, facilmente modificabile in un più offensivo 4-3-3. Non importa essere, diciamo, dei maghi della tattica per capire che l'attuale rosa viola non ha, diciamo, questi giocatori, non dispone di determinati giocatori per giocare con moduli così strutturati. Allora, Milenkovic e Pezzella partiranno quasi sicuramente, non ne sarei certo invece di Drongoski, che vi posso dare in anteprima essere molto legato a Firenze, e mi fermo qui perché non posso parlare. Ma a centrocampo, il centrocampo è la famosa chiave di volta per il gioco di Rino. Servirà un bel centrale, ma ancora di più degli esterni d'attacco in grado di dare peso alla fase offensiva. Vi ricordo, lo scorso anno al Napoli è andato meno 86 gol. I viola hanno bisogno di corsa, fisicità, integrità e cazzima. Il primo nome sulla lista è Matteo Politano, pupillo di Gattuso, che però costa uno stonfo, circa 30 milioni. Bisogna vedere se il neotecnico Spalletti lo lascerà andare via facilmente. Torna prepotentemente il nome di Lucas Torreira, che forse potrebbe stavolta accettare la Fiorentina. Tornando alle ali, ecco anche che il giocatore del Sassuolo, Jeremy Boga, centrocampista a sinistra, che ha giocato anche come centravanti quest'anno, si è dato 4 gol e 2 assist, potrebbe essere il nome interessante. Molto difficile, ma da tenere in considerazione, Bakayoko e Diego Demme, entrambi attualmente al Napoli. Pressoché impossibile il nome che è circolato nei giorni scorsi di Jorginho, reduce proprio ieri dal sfida finale di Champions League nel derby contro il Manchester City. Insomma, la Fiorentina, come potete capire, sta pian pianino prendendo forma. Aspettiamo molto molto volentieri l'arrivo di Rino Gattuso qui a Firenze per vedere e per fargli vedere dal vivo quanto sia bella Firenze, quanto sia strutturata questa nuova società, e da lì poi ripartire per ricostruire insieme questa Fiorentina, che va ovviamente indubbiamente ricostruita. Ma da questo appunto dobbiamo ovviamente obbligatoriamente capire chi vuole andar via. Arrivederci, grazie, quella la porta se ne vada. Chi invece vuole rimanere, da qui ovviamente poi tutto viene in secondo piano. Però devono esserci, no, dei punti fermi. Il punto fermo principale dovrà essere Dusan Vlahovic, al quale andrà subito dato la possibilità di rinnovare. Va parlato con il suo procuratore, va accontentato, come giustamente ha detto Rocco Commisso qualche settimana fa in quella conferenza stampa molto molto discutibile che fece, diciamo, prima del suo arrivederci e del suo rientro in America. Quindi vanno assolutamente consolidati quei pochi punti buoni, quelle poche note liete di quest'anno. Uno è Dusan Vlahovic. Drongoski, come vi ho detto prima, me ne parlano di lontananza, me ne parlano di un giocatore pronto ad andarsene. Non mi risulta affatto, perché mi risulta che stia facendo delle operazioni anche extracalcio qui a Firenze, e mi fermo qui perché non posso dire altro, che mi fanno pensare che tanto lontano da Firenze questo giocatore non andrà. E quindi c'è da capire un po', appunto, Pezzella, Milenkovic. Gattuso proverà a parlare con Milenkovic, anche se al 90% il serbo dovrebbe andare via e vuole andare via, però Gattuso comunque un piccolo tentativo per farlo rimanere lo proverà. Pezzella a un passo dall'addio, quindi, come vi ho detto, ci sarà del rischio da ricostruire, diciamo, quasi del tutto la difesa, che avrà due certezze: Martinez quarta ed Igor, ma fanno ovviamente sistemati gli due esterni di difesa. Si parla di Isai e Mario Rui, che erano al Napoli. Mi auguro di no, perché non mi fanno impazzire nessuno di due. Quindi, insomma, potrebbe tornare Paul Lirola, che è un fenomeno, non era, ma quando lo fai giocare in un modulo non suo non è tanto facile. Per cui, insomma, questa Fiorentina è in fase, diciamo, di evoluzione. Noi saremo ben lieti, io sarò ben lieto di portare in questo canale notizie di mercato, qualora ovviamente ce ne possano essere. Vi auguro una buona domenica e mi raccomando, iscrivetevi al canale e, se lo ritenete opportuno, lasciate un like. Ciao a tutti!